Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker. Se lavori nel settore turistico, la tua radio è Radio Vacanze. Ed eccoci tornati in diretta qui a Vacanza alla Radio con Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao Gigi. Ancora qui con noi, non se n'è andato, dunque abbiamo fatto un buon lavoro se riusciamo a tenere qua il nostro amico Giuseppe. Giuseppe, agente di viaggio, oggi coach formativo per agenti di viaggio, farà un bellissimo programma che aiuterà i colleghi a venire fuori da questo momento non facile. Eccoci! Hai sentito Riccardo? Eccoci. Hai sentito anche Riccardo? Dovevamo fargli fare i saluti. Certamente, sennò... grande che ametti. Ciao Riccardo Auguroni! Ecco, la voce che state sentendo è di Maria Grazia Sartirana, blog di Godi di la Vita, lavora con noi come responsabile delle relazioni con i blogger. Lei stessa è un blogger con 60.000 follower, tanto di cappello, chapeau! Chapeau, Maria Grazia, complimenti! Aspetta che me lo tolgo, zio, mi tolgo il cappellino, zio! È quello di Natale? È il cappello di Natale? Certamente, cappellino di Natale, fatelo vedere che ci abbiamo delle belle foto, proprio fatte con Natale, con tutto il cartellone, sì. Allora, io direi di correre a parlare di Savona in maniera più... Velocemente. Non so che cosa è stato detto, ma ad esempio, zio, e tutti quanti gli ascoltatori, Savona, sì. Fatevi un chinotto, perché è la patria del chinotto, per chi non lo sapesse. Voilà, che peraltro, prossimamente, visto che è stata accordata la produzione savonese da Slow Food, potrebbe essere davvero tornare ad essere quella che è una produzione tipica di Feno del Buon Gusto. Perché il chinotto in effetti è una variante dell'arancia amara e diventa commestibile solo dopo un laborioso processo di lavorazione. Era così laborioso, peraltro prevedeva la lunga salamoia in acqua di mare. Pensa un po'. E detto ciò, l'avevano un po' dismessa questa cosa, ma per fortuna esiste il Slow Food e lo stiamo riportando in auge, e Savona ne è proprio la parte. E allora, sempre a Savona è possibile visitare la Fortezza Primar, un complesso militare del 1542, che ovviamente... E la lasciavo proprio a te, zio, questa, non potevo non lasciartela. No, ma vale comunque la pena. Poi ovviamente nel centro storico il Palazzo Anziani e la Torre del Brandale, io qui ho visitato, mi dico, sono stato veramente colpito, ma non lascio neanche la Cattedrale della Maria Assunta e la Cappella Sistina, anche qui perché ovviamente c'è tutto il culto barocco, che addirittura conserva le reliquie di San Valentino, hai capito? Vedi, ma senza... Quante cose uno... Dimmi. Quante cose, ma soprattutto Patrizia ti avrà parlato, andiamo un po' più in giù, ti avrà parlato di Sanremo e della Pigna. Perché Sanremo è Sanremo, che è che lo diceva? bravo, ma al di là del sapere, lanciamo l'altro sondaggio. Vai. Sanremaschi o sanremesi? Sanremazzi. Perché c'è, in realtà sono giusti entrambi, perché Sanremaschi è destinato a chi è da generazioni, vivono e risiedono a Sanremo, mentre si chiamano sanremesi coloro che risiedono nella città dei fiori ma hanno origini diverse, quindi in realtà sono esatti tutte e due le diciture, pensa un po'. Allora, a parte la cattedrale di San Siro, il teatro Ariston, ma c'è la chiesa russa ortodossa a Sanremo, lo sapevi? Esatto, con queste sue cupole che sono l'unica cosa che si vede in realtà, perché l'ultima volta che ci sono stato ho cercato di fotografarla, mannaggia, l'unica cosa che riesce a fotografare bene sono proprio le cupole, perché è talmente stretta nelle vieste che un'immagine diventa sempre problematica e riuscire a scattarlo. Lo so. La cosa invece, vabbè, molto coreografica è proprio il centro antico di Sanremo, che si chiama appunto Pigna,
perché è talmente concentrata su un cocuzzolo, è fatta proprio, come dire, proprio come se fossero, io li chiamo aghi, in realtà gli aghi della pigna, è presente come sono fatti tutti quanti incastrati l'uno sull'altro? Ecco, somiglia proprio questo. Tutti i carugi, tutti i passaggi, tutte le cose sono fatte come una pigna, proprio chiusa come una pigna. E ricordiamo anche che Sanremo ovviamente è dove va a farsi il bagno la bipede. Allora, beh sì, noi di solito, sai, zia Elli, Gaudenzio e Bipede ci passano mediamente dagli 8 ai 10 giorni nella stagione estiva, in una spiaggettina. Lungo la passeggiata delle Imperatrici, che è il lungomare di Sanremo. In realtà lì ci andiamo a fare le passeggiate prendendo l'aperitivo, no? Ma siamo un pochettino verso Borghetto, no, scusami, verso Bordighera come idea. Siamo un po' più lungo la via Aurelia. Come un po' più, che poi... come si dice, un po' più proletari. Sì, meno sissi, più popolo. Meno sissi, più popolo. Però la caletta del bagnino ti posso garantire che ti fa un coniglio alla Ligure che è fantastico. Vedi? Vedi, non c'è. Guarda, io intanto, siccome poi avremo anche Pino con i suoi, no, con i suoi vini, che ci racconterà qualcosa in più, io però sto cercando di metterti prepara il gechino, perché tra un po' arriva l'Asia, l'Asia, gechino, basta con quella cosa che già mai fatto di gastri con la Senti, Maria Grazia, allora siamo ai saluti e agli auguri, te li lascio questo minuto per fare gli auguri ovviamente alla tua, no? Alla tua entourage, al tuo amico, ai tuoi popoli, ai tuoi follower. A tutti i miei follower, a tutti i miei fans, vi do una grande notizia, perché con il 31 di dicembre, probabilmente anche prima, buttiamo fuori dalla finestra il sito vecchio e nasce il sito nuovo di Gorilla. Dai, andiamo, batti la coda, Giacchino, batti la coda. Vai Giacchino. Invitiamo tutti ovviamente a iscrivervi ancora più numerosi alle nostre newsletter. Che dirvi, abbiamo anche inaugurato in quest'anno il nostro canale YouTube. Alla grande. Novità vi aspettano, Allora per tutti quanti noi, Maria Grazia, per te, per il Giacchino, Asia, e ci sentiamo subito dopo le nostre feste. Vai Asia, ciao, auguri a tutti, allo staff. Ciao. È un posto magico. Ricordo quando eravamo io e te. Si vede tutta la città.